Sposto la seggiola perché ho appena finito di mangiare, quindi devo digerire, non posso sedermi. Allora, sì, vi avevo detto che non lo facevo il commento di Roma, ma non esiste nemmeno. Io devo commentare Raw, SmackDown, NXT, di tutto devo commentare. Oh, è su via. Allora, andiamo con la recensione di Raw. Breve, la voglio fare breve, però volevo dire tutto ciò che ho visto. Allora, innanzitutto abbiamo il primo match ufficializzato per il pay per view di giugno della WWE del roster principale Raw e SmackDown, ovvero Backlash, che si disputerà qui, leggo da Wiki, il 14 giugno 2020. Per la location credo che ne sapremo di più o meno in questi giorni, massimo settimana prossima. O chissà se non già SmackDown sappiamo qualcosa. Poi, per quanto riguarda la neo campionessa femminile di Raw, Asuka o Asuka come preferite, la sua avversaria numero uno dovrebbe essere Nia Jax, visto quello che è accaduto durante la puntata, l'alterco tra Nia Jax, Kairi Sane e Asuka. Però, se non mi sbaglio, quella che ha subito di più alla fine è stata proprio Nia Jax, con un calcione in faccia da parte di Asuka alla sorellona, così la chiamo io. Intanto, importanti ritorni di Kevin Owens e di Apollo Crews, i due poi hanno fatto anche tag team e hanno vinto. Altra cosa importante, Bobby Lashley potrebbe essere lui lo sfidante numero uno per andare a caccia del titolo WWE detenuto dalla sera di WrestleMania da parte dello scozzese Drew McIntyre, che, come ho detto già da prima di WrestleMania, lui è un campione che, con tutto quello che ha costruito nel corso della sua carriera in WWE, merita assolutamente questa cintura, e come merita, spero, per diversi mesi, o chissà, pure per un anno, staremo a vedere, di essere il massimo campione della federazione. È ovvio che la card è scarna adesso, c'è solo un match, però con anche questi discorsi, Asuka, Nia Jax. Poi, per esempio, la vittoria per squalifica di Alexa Bliss e Nikki Cross contro le Iconic, che magari potremmo avere un match definitivo con vincitrici definitive proprio a Backlash. Quindi io comunque presumo che a Backlash potremmo avere una card, ma 10 match forse no, però io penso 7-8 match sì. Comunque sta di fatto che se la WWE confermerà per quanto riguarda la durata del pay-per-view una cosa simile fatta per Money in the Bank, più o meno quasi 2 ore e mezza di trasmissione televisiva, io penso che la federazione farà bene anche per questo pay-per-view. Lasciamo un po' il discorso che ho fatto nella mia recensione di Money in the Bank. Per mio gusto personale, i due Money in the Bank ladder match non mi sono piaciuti, più però diciamo quello maschile che quello femminile. Re Mysterio, spero di leggere alcune novità in giro. E a proposito di novità, allora, quindi penso che al 90 oppure 99% la WWE, che non dovrebbe essere più trasmessa su Sky Sport Italia a partire da metà fine giugno di quest'anno, dovrebbe andare quasi sicuramente al gruppo Discovery Italia. Però ho letto che in queste giornate, in questi giorni, ci faranno sapere precisamente se ci saranno pacchetti a pagamento o su in chiaro sul digitale dove saranno trasmessi Raw e SmackDown e con quale cadenza e in quale giorno della settimana, perché
Se tutte e due assieme, un giorno Raw e un altro giorno SmackDown, saremo a vedere. Comunque, ho letto per esempio di no, della 9 TV, come potrebbe essere anche di Max. Comunque, per quello pure vi farò sapere. Quindi, un Raw che penso sia abbastanza discreto, direi sufficiente. Ora ci attende mercoledì la famosa guerra degli ascolti tra NXT e All Elite Dynamite. Poi vi ricordo che arriverà nel fine settimana il mio video sui pronostici per quanto riguarda il secondo pay-per-view del 2020 della All Elite, ovvero Double or Nothing, con la card all'85-90% già completa. Bene, vi ringrazio tutti. Questo è davvero l'ultimissimo video di quest'oggi, anche perché poi nel pomeriggio ho un giro di chiamate da fare per il mio impegno con il gruppo AMA dell'ospedaletto. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, il sostegno, l'affetto, la stima che mi date. Vi do appuntamento per altri video domani, dove ricordo domani potrebbe arrivare una nuova puntata del Deluxe Show a cura del sottoscritto Nicola De Lucia e di Nicola Zecchillo, il mio caro amico. Quindi grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, alla prossima, ciao!